Biella si tinge di rosa per la terza tappa del 104esimo Giro d'Italia di 190 km, con partenza dalla nostra città ed arrivo a Canale d'Alba in provincia di Cuneo. Una tappa per Team Sir tutta piemontese. Lo start da Piazza Duomo di fronte alla Cattedrale di Santo Stefano, in maglia rosa il verbanese Filippo Ganna, vincitore del cronometro d'apertura del Giro a Torino e campione del mondo di inseguimento individuale su pista. In Piazza Martiri della Libertà il parcheggio degli automezzi dei team. A Palazzo Europa, sede del municipio, la gigantografia e la bicicletta di Marco Pantani a ricordo della vittoria ad Europa nel Giro d'Italia del 1999. I corridori, dopo aver attraversato la città, hanno proseguito per Gaglianico e Sandigliano. Tra le iniziative collaterali, nonostante la pandemia, degne di nota, il circuito cittadino agonistico tra Via Italia e Piazza Vittorio Veneto, dedicato alle categorie esordienti, anche femminile, e allievi, grazie alla regia della UCAP Biella, per l'assegnazione dei primi trofei Marco Pantani e Mickey Boys. Queste le classifiche esposte nell'area della Fons Vite. L'occasione per dire no al bullismo con il cantante Gianni Drudi. Presidente del Comitato Tecnico Sportivo di Tappa, l'assessore allo sport di Biella, Giacomo Moscarola. Il concorso a cui hanno partecipato 62 vetrine in rosa con la giuria presieduta dall'assessore al commercio e turismo della nostra città, Barbara Greggio. Vincitrice la vetrina di primo piano di Via La Marmora. Seconda posizione per Acquadro Dolciumi di Via Torino. Terzo posto ex aequo per Giuliana di Via San Filippo e Roberto Boglietti di Via Italia. Dalla redazione di Biella, per la terza tappa del Giro d'Italia, è tutto.